Il buon pane di Gubbio, da marchio di qualità e tradizione artigianale sulla tavola, diventa anche il tema di un progetto culturale di laboratorio che vede protagonista la scuola secondaria di primo grado Mastro Giorgio Nelli, con il patrocinio del comune, nell'ambito di un'iniziativa sull'alimentazione. Un progetto presentato alla Sala degli Stemmi di Palazzo Pretorio che sfocerà in 2 giorni di incontri, intrattenimento e degustazioni tra sabato 4 e domenica 5 giugno. La finalità è quella di favorire una corretta alimentazione e un consumo consapevole di farine non raffinate, ma anche di coinvolgere gli studenti della scuola media Gubina nella promozione del proprio territorio, delle tradizioni, partendo da un prodotto semplice e basilare come il pane, per arrivare alla creazione artistica di pregevoli borse di stoffa riproducenti immagini simboliche della storia della città. Tutto rigorosamente realizzato dalle mani dei ragazzi, presenti in buon numero, alla Sala degli Stemmi, dove a fare gli onori di casa c'era il vice sindaco Rita Cecchetti, affiancata dalla dirigente scolastica Isa Dalla Ragione. Con loro hanno illustrato l'iniziativa ai coordinatori scolastici del progetto Francesca Pierini, Francesco Riccardini e Giovanna Lidia Ghigi. Tutto è nato dalla visita lo scorso anno svolta dalla Mastro Giorgio Nelli all'Expo di Milano. E come ha raccontato la dirigente Dalla Ragione, è scoccata la scintilla di un progetto per conoscere le origini del pane di Gubbio e renderlo strumento di conoscenza, condivisione e promozione territoriale. Con entusiasmo l'istituto ha portato avanti un percorso a tappe, attuato in collaborazione con il Mulino Artigianale di Branca, la Confartigianato, la Confcommercio, FIDA, Confcommercio Università dei Sapori, che ha portato da un lato a produrre le pregevoli e utili borse di stoffa da valorizzare anche per ridurre la produzione e l'utilizzo di plastica nella quotidianità, e dall'altro a programmare un fine settimana interamente dedicato al buon pane di Gubbio e al lavoro prodotto dai ragazzi. Il weekend, nel dettaglio, prevede un incontro sabato mattina all'aula magna dell'istituto per parlare di pane sul piano della produzione, ma anche degli aspetti storici, etici e culturali. Domenica poi i ragazzi parteciperanno a una serie di iniziative ricreative dal mattino presso la taverna di San Giorgio, dove in collaborazione con la FIDA Confcommercio giocheranno a produrre da soli il pane di Gubbio e nel pomeriggio dalle 18 si potrà degustare sotto forma di bruschette o panzanella preparata direttamente dagli alunni. Non ultimo, gli studenti di una delle classi della Mastro Giorgio Nelli hanno elaborato anche una guida turistica della città, Expo Gubbio, con l'indicazione dei luoghi e dei monumenti, ma anche delle tradizioni più tipiche da scoprire per un forestiero o da riscoprire.